Angelica Singarella. Losanna, quali sono le proposte per il turismo del prossimo autunno-inverno? Dunque, Losanna si trova sulle rive del lago Lemano, nella parte francese della Svizzera, tra le montagne che si trovano a circa 45 minuti per andare a sciare e accanto ai vigneti del Lavaux che fanno parte del patrimonio dell'UNESCO. Losanna è capitale olimpica, infatti abbiamo la sede del Comitato Olimpico lì, ma anche il suo museo olimpico che è unico al mondo, che certamente chi passa da Losanna deve visitare. Abbiamo lanciato da quest'autunno e fino alla primavera prossima un nuovo pass, dunque Losanna City Pass, che permette di visitare il Museo Olimpico, il nuovo Museo delle Belle Arti, di salire sulla torre della cattedrale gotica che è la più grande della Svizzera e di entrare ugualmente all'Aquatis che è un acquario di acqua dolce più grande d'Europa per un costo di 39 franchi che sono circa 35 euro al posto di 70 euro, dunque è proprio conveniente. Tempo per noi stessi, i nostri cari, i nostri obiettivi e i nostri sogni. Al momento abbiamo bisogno di più di una semplice vacanza. Abbiamo bisogno di Svizzera.